Dopo quello di Pergine, altri due casi di coronavirus in provincia di Arezzo si sono registrati a Poppi, in Casentino. Si tratta di un uomo di 64 anni con contatti da Bologna, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, il cui tampone è risultato positivo, e della moglie. In questo caso però si attende l'esito delle analisi. È stato il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, come coordinatore dell'ambito sociosanitario del Casentino, ad informare via social i cittadini. Si tratta di un signore residente nel comune di Poppi che abita insieme alla compagna in una casa sparsa, quindi non all'interno del paese, e le indicazioni, o meglio le notizie che ci sono arrivate, me le riporto così da poter essere tutti informati e stare tutti tranquilli. Ho parlato direttamente con il responsabile di igiene pubblica della ASL della nostra zona, che ha redatto appunto il verbale che è stato poi inviato al direttore generale, e sostanzialmente questo caso si tratta di un caso positivo, appunto perché sembra che siano stati in Romagna per un convegno diversi giorni fa e poi al rientro abbiano avuto questi sintomi appunto influenzali sospetti e quindi si sono automessi in quarantena. La cosa importante da ribadire è proprio questo, ovvero che anche nella relazione che è stata appunto fatta dal responsabile della ASL si vede, e l'ho constatato personalmente, si legge che queste persone, quindi marito, signore con compagna, non hanno avuto contatti sostanzialmente con persone del Casentino, perché al rientro appunto dalla Romagna si sono messi in quarantena sostanzialmente. Quindi la situazione è sotto controllo, non c'è assolutamente un'emergenza al momento di dover chiudere scuole o quant'altro, perché appunto dagli esami che sono risultati e che sono riportati appunto nel verbale si legge che il caso è positivo del signore, mentre la compagna al momento ancora non è stato certificato che abbia appunto contratto il virus in senso positivo. Sono entrambi però ricoverati in malattie infettive presso l'ospedale di Arezzo, quindi assolutamente isolati, possiamo per il momento stare tranquilli, poi appena avrò delle novità ovviamente vi aggiornerò.